Ok, bella ragazzi, qui Cape e il nostro amico Edoardo, Grande. che è il solito coglione che farà il video insieme a noi. Vabbè, farà il video. La Strano, va bene. missione l'ho già fatta fino alla missione 15. Lo so, problemi di YouTube, perché l'avevo fatto i video fino alla missione 9. Tanto potete vedere qua le combo che io non riuscirò mai a fare, perché non ho voglia di rimanere là a pensarle. Non è che sta missione l'ho fatta 3 volte, questa è la quarta. Non mi ricorderò neanche più i punti in cui ci sono le anime, le robe segrete. Quindi mi sa che vi dovrete attaccare. Ok, inizia il video. Sono stata qui da bambina. Ho esplorato di nascosto la struttura. Non è che è andata da Ho Willy Wonka. sentito la presenza di un demone. Willy Wonka, La sua no, ti prende è vittoria. inutile. Crediamo sia la fonte dell'ingrediente psicotropo. È ciò che usano per controllarci. Benvenuti. Come la TV? Ciò che rende da Daniel la bevanda numero uno al mondo è il suo ingrediente segreto. È stato scientificamente provato che favorisce la perdita di peso del 21%. Buona per i ciccioni. E buona per i Madonna, segaioli. come fa la gente a credere a queste stronzate? Se ti dicono spesso che qualcosa è vero, finisci per crederci. A me hanno detto che ero pazza perché vedevo i demoni. Sì, anche a me hanno detto che ero fuori di testa. Volevano darmi dei farmaci. Così sarei stata meglio. Si vede il riflesso. Mentivano. In realtà loro volevano mantenermi debole e docile. Per stuprarti. Poverina anche te. Come hai fatto a capire? Una mattina mi sono svegliata con qualcosa che mi scendeva dal culo e non era la gatta. Quando le persone di cui ti fidi di più si rivelano degli schifosi demoni, i tuoi occhi iniziano a vedere il male dappertutto. Presi una posizione. Povero cagnolino, tagliali la testa un po' Senza dopo. pensare alle conseguenze. Così scelsi la mia strada e la seguì. Ma dopo tutto Dai, quello che rivoluzioni a sono Roma, stato, anche te, per la scuola. devi scavare a fondo. A fondo nel tuo Quanto cuore. sei che sei, nel 4 ti Riesci arriva finalmente uno a spadone di 2 metri dritto nel torace e te lo levi fischiettando. Dentro di me sapevo di non essere pazzo. Dai. Bella. Potete sentire il gatto che rompe i coglioni intanto. Schiavo negro, vai al lavoro. Il suo gusto di merda. All'interno della fabbrica, ma non c'è nessuna strada fisica per raggiungerla. Tu puzzi già normale. Solamente Ovviamente devo andarmi a rompere io i coglioni del bimbo. Mio fratello no, deve rimanere là a spippettarsi con i playboy degli anni 70. Oh, non sappiamo cosa mangiare, Leo. Ok, iniziamo. I 3 simboli che sono sotto non ci sono e non c'è neanche la barra sotto la vita. Trottino in Di qua, credo. Non Magari già c'è stato. Sì, niente. l'angolo Quelli dell'esperienza sono fatto robe della in più. sanità. Volando in forma di stessi. Sì, Adesso non ti do da mangiare, muori. Che merda. Hai un guanto. Allora, come hai fatto il Ma non riesci a dare del cibo da un gatto, No, ma che mi coglione. dà fastidio perché dà puzzo. Che cosa Intanto possiamo vedere succede? questa Una cosa parte del passato. da merda, perché stiamo facendo tutto a piedi e non possiamo fare niente. Stai zitta. Andiamo, andiamo, andiamo a cagare. Comunque ribadisco, andate a iscrivervi nel canale di TheDragos99. Non sto qua a spiegarvi che cazzo fa, perché dopo un po' rompe spiegarvelo, eh. Qui conservano la merce pronta per l'esportazione. È buffo. Che cosa? Lea, non mi sono sporcato le mani, Molto macia. più grande. Quando sei sotto gli effetti di droga, tutto ti sembra più grande. In realtà ero una bambina quando venni qui. Ed ero nel limbo. Diglielo prima, no? Che ci fai così? Fuggivo dai miei incubi. Tienimi. Bello! Oh, fuggi dagli incubi, vai dai demoni. Fuggi. Ovvio. Coglione. Vai.
anche Dante dice: "Ehi, concetto a te. Una volta nel limbo, devi seguire il tuo passo verso la stanza di miscelazione. Peccato che non ci siamo andati nella stanza di miscelazione. Sentire la tua presenza quando sei nel limbo, sta attento. Quando sarò alla stanza di miscelazione? Potrai scendere nelle profondità della fabbrica. E uccidere la succube. No, facciamo una partita a scala 40. Ok, ecco. Dai, spruzza il tuo borro di scoiattolo, dische, pure, resta così. Starma. Bene, ci vediamo dall'altra parte. Dai, mondo, incasinati come sempre. Fai tutte le tue cazzate. Siamo a 5 minuti e 50, non abbiamo ancora iniziato a giocare praticamente. Cazzo! Un po' grandino. Hai ragione, è molto più grande qui nel limbo. Che si fa ora? Alla stanza. Poi! Ci vediamo lì. Obesità, stupidità, virilità. Bene, viriliti. Dante non sa fare pubblicità occulta, l'hai già fatta nel secondo con i vestiti della Diesel, per carità. Andiamo qua, non c'è niente. Ricordatevi, bisogna sempre andare a vedere qualunque buco nascosto, qualunque fessura idiota, qualunque roba per riuscire a trovare una roba segreta. Dai, togliamo la merda nera. E uno, come finita? Ok, tiriamo su qua. Guardiamoci in giro, che bisogna sempre guardarsi in giro. Tanto di là c'è un altro tipo. No! Oh. Si incoglionisce con i tasti. Dai, vai, grappate qua. Beh. Qua sopra, dove c'è questa macchina, c'era un'anima. Non ve la faccio rivedere perché dovrei ricominciare tutto il gioco e non ho. Tanto uccidiamo i nostri ragnetti. Noi. Noi morite, merdine di merda! Beh, non ha tanto senso dire morire di me. No, non sta a morire. Tu muori facilmente, capo. Ai. Capitano. Rompiamo qua la merda nera. Guardiamo Edoardo che mangia, peccato non lo potete vedere, è un coglione. Inizierà anche lui a fare i gameplay, solo che mi sa che gli farà di FIFA perché è una sega nei giochi. Quindi sa che lo vedrete solo su FIFA fare partita alla cazzo di cane contro nessuno. Dovete giocare a FIFA in facile contro il computer. Giocherà contro l'India, che ha una stella, porca puttana. Giocherà neanche in medio. Anche se io non. Lo ammetto, non ho mai giocato un gioco di FIFA. E mi faranno cagare tutti i FIFA. Dai, vai. Ok, qua c'era una chiave di rame. Se magari finisce. Quando vedete il coglione rosso dovete ucciderlo con le armi demoniache. Quindi questa. Quando fa sta roba non è bene perché vi brucia il culo. Mori, puttana da 4 soldi. Grado S anche, buono, però non è buono contro questo qua. Rompiti, Dio! A chiunque vedesse sto video non si iscriva al canale di Killer Hacker 99. Lo capirete solo guardando i suoi video. Ma fa un po' il culo te. Vieni da nulla.
Figa. Dai, dai, rompiamo tipo. Wow! Sul filo dell'uccisione. Prendiamo grado SSS. Bene. Aggrappate, io. Comunque a breve andrò a fare, crackerò l'Xbox, quindi ci saranno 43 giochi. Sono tantini, però è il minimo che mi hanno detto di scegliere. Quindi sono tanti. Tanto di là, noi non ci siamo andati. Sì. Qua, adesso guardate il menu. Abbiamo trovato tutte le chiavi, tutte le porte, tutte le anime. E staremo tutti più felici. Ok, vi faccio vedere dove ho trovato la chiave di rame. Era un po' imbucata nel nulla, però distruggiamo il bozzolo. Era qua. Proprio qua, la vede. Si vedeva mentre si combatteva, però... Beh, ci arrivate semplicemente, cazzo, guardate. Cioè, a non notare queste due scatole. Dai. Dai, merda nera. Non so neanche che cazzo sei, sarete le robe schifose nel gioco. Tanto io voglio quel bozzolo. Io voglio quel bozzolo, Fanculo, non potrò mai averlo. Strozzi! Ok. Statua là della merda. Premi progetti. È vero, non mi devo far vedere il negozio perché non è giusto. Ok, andiamo di là se ci arriva. Ecco, di là c'era la porta di rame. Non sto là a farvi vedere la missione perché mi ricordo che sono neanche riuscito a farla io questa missione. Quindi la dovrò fare più avanti. Ok, andiamo qua. Dobbiamo distruggere questi con le schegge demoniache. Chiamarli proiettili, no. Il gioco. Se avete visto la quarta missione, dice: premi ripetutamente X per sparare le schegge demoniache. Cazzo, sono proiettili? Dimmelo prima, proiettili. Dai. Qua vengono i mostri. Oh, figlio di merda, come hai fatto a beccarmi? E qua, e qua. Mori. Hai già letto di sto cazzo. Vediamo qua, robe segrete. Non sembra. Rompiamo. Anzi, rompiamo così. Rompiamo i barili. Dai. Non si attacca. Dai, grappa. Qua altra anima. Dai, qua dovrete andare in tutti i posti perché ci sono due coccodrilli che mi hanno rotto il cazzo. Andiamo di qua. Vai, morite, merdine. Non voglio dire. Oh, tu, porca puttana, muori. Sì, premi B per usare la statua della divinità, me lo dirai ancora? Andiamo di qua. Tanto qua Edoardo sta solo mangiando, cazzo, viene da me solo per mangiare. Mi ruba anche i biscotti per farsi salame al cioccolato. No! Pezzo di merda. L'hai voluto te. Devo farmeli io e salame al cioccolato, no, me li ruba lui perché sono... Non sei neanche capace a fare la pasta! So farne la pasta. Dio re, non si fa. In senso, Dante sta diventando molto più coglione in questo gioco. Spero che queste cadute non me li conti come morti, perché sennò sono messo male. Ci ha messi male. Proprio i ragnetti. Ci sono in qualunque cazzo di livello. Ok, aggrappatevi qua nel nulla. Provate ad andare di là. Questo livello io ce l'ho
ci ho provato 4 volte, anzi, questa parte per salire là, ci ho provato 20 volte e ho sempre fatto fatica ad arrivarci, ok? Adesso riandiamo di qua e proprio in questo punticello c'era la chiave d'argento, ok? Andiamo di là, se non si ingrappa, non si ingrappa, quindi non si ingrappa. Questo gioco mi sta facendo parlare in lingue straniere. Qua non si aggrappa, non dirò più non si attacca, ma dirò non si aggrappa. Ok, qua, ok, aspetta, siamo già a 15 minuti e 50, meglio bloccare qua. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, scrivete un commento, iscrivetevi alla fanpage. Tra poco faremo nuovi gameplay, ci sarà anche il disgraziato qua Edoardo che forse giocherà a FIFA. Cazzo, Dante, non rotolarti. Dante sta diventando albino, se vedete ha un ciuffo bianco. E ok, qui da Leo e Edoardo, il solito coglione che mangia e non parla, al prossimo episodio.